Intervista McCain prima. Ok. Due secondi. Ok. Va bene. Grazie per averci dedicato del tempo. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensa di Seneca. Seneca, sono il team in blu e bianco, sì? Nello specchietto retrovisore sono tutti uguali. Ok, volete sapere come faccio a mantenere Ravenwest al top, anno dopo anno, gara dopo gara? Non è nulla di pretenzioso, nessuna filosofia di vita. È quella cosa che le scuderie come Seneca non avranno mai. Soldi. Beh, il denaro è la bellezza. La bellezza è una maledizione. Consideratevi fortunati. E là? Ah, certo che puoi. Piacere grazie. Mio, grazie. Al prossimo sfigato che mi chiede una foto distruggo il telefono. Ehi, dovresti essere grato. È grazie ai fan se abbiamo un lavoro. No, è grazie alla montagna d'oro di mio zio se tu hai un lavoro. E che si fottano i fan. Mi amano qualunque cosa faccia. Siamo qui con il capo ingegnere di Seneca, Ajit Singh. Ajit, credi che questo approccio con Seneca si possa rivelare una formula vincente? Come vedi la stagione? Siamo felici di come stia andando finora. Yume e il 22 stanno solidificando i rapporti. Abbiamo dato filo da torcere a Volz durante le semi-pro e vogliamo continuare così anche nella Pro League. Beh, è stato fantastico averti qui con noi. Buona fortuna per la gara. Non sopporto fare queste interviste. Sono andato bene. Ajit, siamo ancora in diretta. Ho avuto il piacere di conoscere Nate, una persona davvero deliziosa.
39, 0,8. Senza paura, andiamo a vincere. Ha preso una bella botta. Thank you.
è a metà del gruppo al secondo giro. Thank you.
garage, Ajit vi controllerà le auto. Un caloroso addio da Chicago, mentre il Great World Series si avvicina sempre di più verso il Gauntlet. Ora non devo fare altro che prendermi un bel pezzo di pizza e... Claire, dove avete messo la pizza? Claire, Tom, hai visto? Ti sei preso l'ultima fetta. Capisco. Proprio come ci riescono? Forse il sistema del carburante? Non è l'auto. È McCain. Lui è una forza della natura. Farebbe bene a ringraziare lo zio che lo ricopre d'oro. Ciò che Raven West vuole, Raven West compra. Come sei arrivata in Raven West? Vinsi uno street racing festival in Brasile, così Marco Sado mi offrì un posto in Seneca. Non ho esitato per niente. Ma poco prima della firma, Ryan McCain mi offrì il doppio per unirmi a Raven West. Team migliore, auto migliore, la possibilità di fare la storia. Come dire no? Certo che sì! Qualsiasi cosa. No, figurati. Piacere mio, grazie. Visto? Te ne sei mai pentita? No, se si vince. Allora, sembra che non ce la faremo a recuperare su Raven West. Non è fattibile al momento. Proviamo a spingerci il più in alto possibile. A giudicare dai nostri dati, sembra che stia guadagnando tempo sui rettilinei. La sua auto sembra più potente del solito. Il ritmo di Nate è fenomenale. Non dubito del suo talento, ma avvicinarsi non sarà così difficile. Che una volta partito nulla possa fermarlo. È inutile, non lo puoi prendere. Sono veloce. 22 ha un buon ritmo. Dovremmo riuscire a prendere Nate, ma non possiamo fare meglio di così. Continua così, prova a recuperare un secondo. Sembra che abbia una marcia in più, una che noi non abbiamo. Non so come dirlo. Una parte di me vorrebbe portare questa cosa all'attenzione dei giudici. Ma non è nel nostro stile. Loro sono i campioni, è normale che vincano. Dobbiamo essere noi a migliorare. Lara invece gira più lenta. È veloce, ma è un tempo che si può recuperare. Non perde trazione e la velocità d'entrata è troppo alta. Dovrebbe andare in sovrappeso. Ok, 22 rientra, revisioniamo i filmati. Arriva al terzo posto.
entrambe le auto di Seneca sono sul podio. Un'altra gara eccellente per il team. McCain è primo, ma wow! Seneca gli sta col fiato sul collo. Cosa pensi delle recenti prestazioni di Seneca? In breve? Senza precedenti. Incredibile. Dignitoso. Chiedimelo ancora e vedi che succede. Non solo sono riusciti a risalire da metà classifica con un budget streminzito, ma finalmente entrambi i piloti cominciano a fare bene. Ora è il nostro momento. Siamo al meglio della forma. Quando fai bene, i tifosi vogliono di più. Quindi è meglio non deluderli. Siamo in diretta con il pilota Raven West, Nathan McCain. Quali sono le tue sensazioni sulla gara? Sei preoccupato della doppia minaccia dei team Bolz e Seneca? Innanzitutto, primo pilota Raven West, prego. Non sono preoccupato degli altri team. Che siano nuovi o vecchi, chi se ne importa. Sono qui solo per gareggiare per i miei fan, perché senza di loro il nostro non sarebbe un lavoro. Ok, allora buona fortuna, Nathan. E a giudicare dal numero di magliette Raven West sugli spalti, sappiamo già per chi ti farà il pubblico. Buona fortuna, 22. Quelli di Raven West sono palesemente indicati. Non diranno mai al troppo. Vai forte. Stavi chiamando McCain.